Buongiorno, signora Giuseppina. Che Buongiorno. ci prepari oggi? Un po' di tagliatelle. Oh, devo fare Come si chiamano? tagliatelle con la mollica che si facevano ai tempi di prima, queste minestre. Oggi sono. Non li conoscono tutti questi pranzi che facevamo prima. Ti sei alzata presto per cucinare? Insomma, alle 6, 6:30. La mattina mi alzo un po' presto per preparare, poi esco in piazza, poi mi ritiro e metto a fare la cucina. Resti molto in cucina durante il giorno. Tutto è come cuciniamo, secondo le minestre che facciamo. Quando prepariamo qualcosa sbrigativa ci rimette un po' di meno. Quando facciamo le cose diverse ci vuole più tempo. Vai a fare sempre tu la spesa? Sì, vado sempre io. Perché sto attenta, vedo le cose che devo comprare, tutte le altre cose. Quel che mi serve, compro, e quel che non mi serve, non compro. Compri di solito anche cose. Un po' di verdura, le cose che servono, la frutta. Hai dei Secondo fornitori precisi? Vai in qualche posto preciso a te? comprare? No. Cambio spesso i negozi, dove meglio si può comprare, dove di meno le cose che costano di meno. Non sempre. Un giorno a una parte, un giorno a un'altra. Come si preparano? E questa la sto facendo. E dopo la dobbiamo. Facciamo la mollica fritta, la fondiamo. Ci vuole il tempo Ti per piace farlo. cucinare? Sì, mi piace cucinare. Cucini per la tua famiglia? Sì. Pure quando qualche volta vengono gli ospiti, mi piace fare una cosa diversa, un po' la pasta al forno, qualche volta il cannellone, ma di più mi piace cucinare le cose antiche. Pasta e fagioli, pasta e ceci, sempre fatta in casa la pasta, le cavatelle piccoline, un po' le tagliatelle. Quindi sono queste le ricette che sai Sì, cucinare sì. di più. Che cosa ti riesce meglio? La pasta fatta in casa, i maccheroni alle orecchiette, col sugo, con l'agnello, il sugo, o con la pancetta del maiale. Sono tutte queste cose Dove lo antiche. prendi? Lo prendi in macelleria? Anche la carne? Dov'è? Vado pure in campagna a prendere, vai con la Lin, che è più genuina, costa di meno e più saporita. Ti Qualche fidi? volta vado pure alla macelleria, ma di più vado in campagna. Ti fidi di più di quella Sì, carne? È più saporita? più saporita, più buona della macelleria. Che cosa invece non ti piace cucinare? No, qualche cosa, ma mi piace cucinare tutto, che so, mi piace stare in cucina. Poi siamo abituati quando eravamo piccolini in casa di mamma, ci ha insegnato a fare tutto, e perciò che no, non mi sembra una cosa difficile. Quindi ti ha insegnato lei a cucinare. Sì. Quando hai imparato? C'è stata un'occasione in particolare quando hai iniziato a cucinare o no? Eravamo 14 anni così che ci lasciavano solo le mamme che andavano in campagna e noi siamo abituati, poi quando ritorniamo da scuola non c'era che mangiare, ci siamo abituati a cucinare da soli. La pastina, cose, peperone fritto, quelle che si usavano una volta, quelle curate, perciò che siamo abituati a tutte le cose. Ci piace questo lavorare. Ora cosa stai facendo di preciso? Stai Lasagne. lavorando? Sì. E Poi che cosa farai poi l'altro passo? farò la mollica, la devo friggere con un po' di bombo amaro, quello dolce. E dopo la dobbiamo condire con quella mollica. Era un piatto che si faceva spesso? Sì. Queste erano le cose che si usavano prima. Si mangiavano di più, erano
sostanze. Ora cosa stai facendo? Ho messo la tua carta per impastare la pasta e ora dobbiamo fare lasagne. Come impari di solito nuove ricette? Fai delle nuove ricette? Ogni tanto, quando esco, sembrano altre persone che cucina oggi, cucino questo, allora mi faccio spiegare, quando arrivo a casa mi faccio le prove. Quindi ti piace cambiare? Sì. La pasta con la zucchina, la pasta con le melanzane, i bocconcini, tutte queste cose mi piacciono, sentire le ricette per altre persone. Ci sono altre in famiglia che sanno cucinare come te? No, non lo so se cucinano meglio le mie sorelle oppure diverso da me. A me i miei figli sono contenti di come cucino, che gli piace. No, non lo so le altre sorelle come cucinano. Siete in molti spesso a mangiare? Sì, sì, quasi tutti i giorni, 6-7 persone. Dopo, quando è la domenica, 10-11, mi sono sbrigata perché so stare in mezzo a tutte quelle persone a mettere i piatti. Questa è la pasta fatta in casa. Quindi che cosa hai messo? Acqua e farina? Sì. E ora dobbiamo stendere. Che cosa ha di diverso questo tipo di pasta rispetto a quella che compri? La fai? Più sostanza, più saporita, più fresca che le fai, come la fai così la cucina, tutto un altro sapore. Ti vuoi mettere quella comprata con questa. Quindi si risparmia anche? Sì, sì, con un po' di farina. Un po' di pasta che possono mangiare 2-3 persone e non costa niente. Un chilo di farina costa 1 euro, invece mezzo chilo di pasta 1,20 euro, 1,30 euro, e poi non la puoi mettere a paragone di quella. Questo tipo di lasagne l'hai visto da qualcuno oppure l'hai imparato da sola? Questo tipo di piatto proprio? No, chi te l'ha insegnato questo? L'ho visto in mano a quando la facevano quelli più antichi di me. Ho visto che la facevano, ho visto loro mi sono insegnata pure io. Perché prima non la sapevo fare, nemmeno io. Allora, man mano che l'ho visto una volta o due, a mamma, la mia suocera, pure le persone più antiche di me, mi sono messa da sola e sono riuscita a farlo. Si stende parecchio quindi questa... Sì, la devi lavorare che deve venire bella sottile, poi la devi tagliare. Ci vuole un po' di tempo. Ti piace passare molte ore in cucina oppure fare cose più sbrigative? No, tanto per me, io non esco, non vado, mi piace andare in giro così, mi piace, le ore che ci vogliono mi metto, tutto è quello che, come mi sbrigo. Per fare le cose più buone devi mettere più tempo, si deve mettere più... cucinare. Così piccoli. Tieni anche che si presenti bene il piatto quando lo metti in tavola oppure non badi a come apparecchio, come si presenta il piatto? Ci tieni anche a questo? Sì, sì, perché fai bella figura per te che la fai e quelle che se la mangiano, che ti ringraziano quando è venuto buono questo piatto oggi. E sono così contenta che i miei figli
dicono che è buona la cucina. Basta così. Mo prepariamo la mollica, mettiamo l'olio, la pentolina. Era del pane che rimaneva, come mai proprio la mollica? Si usava la mollica? E non avevano tanti soldi per comprare il formaggio, allora era una spesa di meno, li conveniva di più a fare queste minestre che non consumavano i soldi, che non c'erano tanti soldi prima. I tempi erano duri, allora un po' di mollica, lasciava il pane duro e facevano queste minestre. Anche voi la facevate spesso a casa? Sì, sì. Eravamo la famiglia numerosa. 7 figli, e allora quella che veniva prima dalla campagna, tutta una volta si faceva la pasta fatta in casa, un po' di mollica e mangiavamo tutti quanti i figli. E mamma consumava di meno i soldi. Ora dobbiamo accendere pure l'acqua, così come vuole l'acqua, e mettiamo lasagna. Mettiamo il sale nell'acqua, così viene di buona la pasta, quando metti il sale viene più dura. È importante saper cucinare, Giuseppina, secondo sì, te? Sì. Per una donna è importante? È importante, sì. Una soddisfazione, una cosa bella, che adesso queste di oggi non si mettono con la passione. Non hanno passione e non ne sanno nemmeno fare queste cose. E allora, queste sono minestre che chissà quando si valgono, che non tutti la sanno fare. A me piace. Non ci vuole niente. Come si sbriciola la mollica? Comunque con le mani? Sì, con le mani. Non avevano altri mezzi? Allora, un po' caldo e la devi girare spesso. Per non la fare bruciare, quello che deve venire rosato. Allora, mo questa facciamo con tempo, così, finché sta un po' la pasta, che deve indurire un po', che la dobbiamo tagliare, facciamo questa mollica. Che si trova pronta per quando cuciniamo. Che colore deve raggiungere la mollica? Si deve... Un po' rossa. Si deve dorare? Deve dorare, che avrà il sapore bello. Mettiamo un po' di finocchio che si trova in campagna, di cammino, e va più profumo. Queste sono le cose che facciamo i nostri genitori. Segui di solito, prepari sempre le stesse cose, no, lunedì, il martedì, oppure come, o quello che trovi? No, quello che trovo, e qualche volta il desiderio che mi viene, domani farò pasta con le melanzane, bocconcine, faccio friggere le melanzane, un po' di sughetto, poi metto i bocconcini e melanzane nella pasta, è buono. Dopo domani pasta e fagioli. Un giorno una cosa, un giorno l'altra, come mi sento di cucinare, quel che desidero. Però adesso è il periodo natalizio, Giuseppina, prepari qualcosa di tipico?
qualcosa che nel tuo paese si fa sempre. Il baccalà, con la cipolla, il pomodoro, le pettole, le farzelle, col miele sopra li devi fare, poi li friggi, poi metti il miele sopra con un po' di cannella, le porcellini piccolini col cotto fatto l'estate con le fiche secche, e poi li mettiamo nella pentolina e un po' di cotto sopra. Tutte cose tradizionali che facevano a quei tempi, che non c'erano tante cose che ci sono adesso. E sono tutte cose buone, che sono apprezzate, che sono saporite, sono sostanze, tutte cose, non sono cose comprate. Ti prepari volentieri per i tuoi figli, allora. Sì, anche con gli ospiti che vengono a mangiare, mi piace anche a loro questi pranzi che io faccio. Un po' di tempo, la devi girare sempre, se no si brucia e non è più saporito. Un po' di acqua spezza. Credi che ci voglia pazienza in cucina? Sì, pazienza, e ci vogliono anche dei soldi se vuoi fare i pranzi tutti i giorni come si deve. Se ti vuoi arrangiare, non ci vuole niente. Ti metti in casa e ti fai le cose con le tue mani, senza andare sempre a comprare, perché i tempi sono tristi e se non risparmi un po', che non ti adatta, non si può andare avanti. Noi siamo abituati perché le mamme ci hanno insegnato tutte queste cose. Prima non c'era che andavamo a passeggio, andavamo alle pizzerie, queste cose non esistevano. Siamo stati tutti sacrifici, loro e noi pure. Così ce ne andiamo pure adesso, che siamo arrivati a questa età e stiamo dentro. Per risparmiare. Bisogna rigirarla di continuo, Sì. Giuseppina. Perché si attacca? No, che si attacca, si brucia e non più c'è quel sapore come. Se no si brucia e non c'è più il sapore. Allora deve fare bella lentamente, così viene più saporito. Si asciuga l'olio e viene più buono sulla pasta. C'è un altro modo per cucinarla, per arricchirla? Tu fai qualcos'altro, E io la la cambi a faccio, sì. volte? Se vuoi fare col sughetto, con la cipolla, il sugo, un po' di pomodoro è bello lento, se no solo così, la mollica in bianco. Mo cucino la pasta, metto solo questa mollica, è ancora più buona. Di solito tu l'hai mangiata così, la facevano così. Sì, così. Adesso io la faccio pure col pomodoro, però pure è buona solo senza pomodoro, senza sugo, perché tutti i giorni il sugo, allora è buona pure così, solo con l'aglio fritto. Ora che cosa farai? E Taglierai? mo devo fare le fettuccine. Lo asciugo un altro poco la pasta, la dobbiamo tagliare. Facciamo le tagliatelle. Si fa la bollita, fa un altro poco la pasta che si indurisce, non è più dura. Ti piace mangiare bene, quindi Giuseppina? O No. non sei... Ti piace preparare? Sì, io non mangio quasi mai, mangio sempre all'indietro, che faccio sempre agli altri e io vado sempre avanti e indietro. Tanto, sono abituata. Sei contenta quando apprezzano i tuoi piatti, Sì, dicono che... sono contenta che tutti mi dicono, zia, come sai cucinare? Mamma, come sai cucinare? Dico, grazie. Questo piatto chissà quando si va, oggi si andava al ristorante. A me mi fa piacere sentirlo. È pronta la mollica? Sì, la mollica è pronta. È molto bella. L'ho bruciata e appunto. Dobbiamo tagliare la sangue.
Prendo un po' di farina. Sai fare anche altri tipi di pasta sì, in casa? Che cosa? Maccheroni, le orecchiette col ferro, i cavatelli, le capuntine piccoline per fare per i fagioli bianchi, poi paste rape più grandi. Sto a fare queste lasagne un po'. Fanno quelli piccolini per fare per i fagioli bianchi, quelle sono le tagliatelle, taglioline, questa è lasagna. Vedo che sei molto attenta, ci metti impegno quando cucini. Eh sì, la devi fare per bene una cosa, solo che non tanto ho gli occhiali, non vedo bene. Se no. Da dove le prendi di solito le ricette diverse che fai? Le senti oppure anche in televisione? Testa mia. In televisione ci vogliono tante di quelle cose, allora mi sembra un po' difficile. Non si trovano nemmeno a noi tutte quelle cose che dicono in televisione. Allora la faccio come mi piace. Oggi mi piace cucinare questa minestra e la faccio. Mi viene bene. Sono più buone cose fatte al momento. Prepari anche un secondo, di solito solo la pasta, che cosa? Pure il secondo, una frittata, due patatine fritte o al forno, due lamponi con l'uovo, quando sono fritte metto l'uovo battuto dentro. Fai anche più pietanze al giorno, visto che siete in molti, come ti regoli, come fai? Ci vogliono tante cose, che siamo 6-7 persone, chi vuole una cosa, chi vuole un'altra, allora contento un po' a uno, un po' all'altro, chi vuole un uovo fritto, chi vuole un'altra cosa, il pomodoro insalata. C'ho pazienza, che se non c'è la pazienza non fai niente. Questa pasta si può anche conservare? Sì. La fai stare un po', poi la metti nel frigorifero, fa dura, poi la puoi cucinare l'altro giorno, come la pasta comprata. Quindi era economico anche in questo, il fatto che comunque la potevi conservare. Perché non c'era la possibilità prima di andare a comprare. E questa si faceva tutte le sere, come veniva dalla campagna, così. Dovevi fare la pasta fatta in casa, non potevi mangiare, si aspettava andare alla bottega, non c'erano i soldi. Sopra il fuoco, nemmeno la cucina c'era prima, come adesso, tante comodità. Di cottura questo tipo di pasta? Poco, è anche fresca, come bolla, un po' due bollitore e la devi togliere, se no si fa troppo scotta, che è proprio fatta fresca. Quando sta un giorno allora viene più dura e devi cucinare di più, ma quando la fai presto la cucina.
gonna bake. Quindi anche oggi sarete tanti a pranzo. Insomma, 4-5 persone. Aspettiamo che bollisce. Non metti più altro sale? No. Perché l'hai già messo prima. Il sale lo metti prima, così cuoce meglio. Lo cucini un po' per la prima volta. Fai con passione queste cose, ti piace molto stare in cucina. Sì. Quante ore più o meno passi? Certi giorni, dalle 9 alle 10 fino all'una e mezza, alle 2, sto sempre in cucina. Poi finché finisco, arriva sempre la sera. E preparare per la sera o le cicorie, un po' di scarole, l'olio crudo. Mettiamo di nuovo i piatti perché ci sono la gioventù. Tornano la sera e vogliono di nuovo mangiare. Il giorno sempre la pasta. Poi la sera ci arrangiamo così. Un po' di pomodoro nella bottiglia che facciamo noi, pezzetti. Un po' di pane broscato sul fuoco. E dobbiamo stare sempre in movimento. Dobbiamo sempre fare i servizi. La verdura la vai a comprare o a volte la procuri? Se anche quando tu vado in campagna a trovare le cicorielle. Quando no vado in piazza la mattina e prendo la pelle in piazza. È già pronta, si può già mangiare? Sì. Ha davvero tanti brevi? Sì. Perché quando si va in campagna non c'è tempo, allora qui presto e si mangiava la sera. Tutto una volta, senza tanti soldi a spendere, e si mangia. Questo era anche per risparmiare il formaggio, eh? Sì. È bello, un bel piatto. È preparato il piatto. Grazie Giuseppina, buon appetito. È un piatto veramente squisito, è buonissimo. Grazie. Prego. E buon appetito. Grazie anche a voi.